Bentornati su Rete 8 all'appuntamento quotidiano con la cucina, con le nostre ricette. Anche oggi la protagonista è la nostra chef Dalila Capretta dell'Arca di Alba Adriatica. Ciao Dalila. Allora, oggi vi faccio un piatto proprio estivo, okay. Della domenica. Della domenica. Quelli che si possono portare anche al mare volendo, sì. Giusto? Sì. Però come sempre nella nostra visione l'abbiamo rivisitato, okay. E quindi abbiamo fatto la parmigiana. La parmigiana con pochissimi ingredienti, ecco, ci tengo proprio a sottolineare che gli ingredienti per realizzare la parmigiana sono quelli che vedete su questo tavolo, quindi del pane raffermo, giusto? Sì. Poi della mozzarella, fior di latte, basilico, pomodoro fresco e melanzana. Stop, non c'è nient'altro, quindi nemmeno il parmigiano, cioè proprio molto molto light. Come ricetta, quindi perfetta per la stagione estiva, anche perché d'estate abbiamo bisogno di piatti leggeri, ma che ovviamente siano anche ricchi di gusto, perché al gusto non bisogna mai rinunciare. Assolutamente. E allora che si fa? Praticamente, come la classica parmigiana, io ho tagliato a fette la mia melanzana, okay. E l'ho messa con un po' di sale, okay. In modo che ricaccia la sua acqua, io ho la possibilità di poter piegare la verdura, altrimenti sarebbe rigida. Okay. E in questo caso, io una volta che poi faccio un bocconcino di mozzarella, che poi adesso qui al gusto uno potrebbe usare una mozzarella di bufala, io in questo caso ho usato una fior di latte, dopo gli spazio la fantasia. Ok. Quindi mi rifaccio un cubetto. Questo è molto veloce. È veloce come ricetta? Quindi. Allora, io mi vado a tolgo le estremità. Sì. Ok. Quindi solo per la parte della lunghezza, però. Sì, sì. Giusto? Ok. Ah, che bella! E vado a fare il mio rotolino. Ok. E poi lo fermiamo. Ah, con degli stecchini ci possiamo, sì, aiutare. Ok, questo è uno. E poi questi praticamente vanno fritti. Sì, è bella parmigiana. Che meraviglia. Se non è fritta, è una parmigiana. È vero, è vero. Però è una frittura, cioè, molto molto, sì, veloce, sì. Cioè, sì, questo la... come sempre la nostra friggitrice a bassa temperatura. Che adesso consegniamo a Massimiliano, così lui ce la frigge. Ok. Poi, perfetto, giusto il tempo che la mozzarella si sciolga il cuore. Ok. Perfetto. Questo la passiamo nella farina e la friggiamo semplicemente. Perfetto. Facciamo questa operazione allora. Ok. Nel frattempo che i nostri bocconcini non friggono a dovere, noi facciamo un'altra operazione, sì, vero? Andiamo a fare la base del nostro piatto, okay, che facciamo una pappa al pomodoro. Okay. Io praticamente il pomodoro fresco, una volta spellato, lo vado a frullare e lo metto a cuocere, ci vado ad aggiungere il nostro pane raffermo, okay, il pane che noi abbiamo a casa, e otteniamo questa consistenza qui, okay, quindi che vediamo, semplicissimo. Quindi vediamo proprio questa pappa al pomodoro, perché il pane si asciuga tutto il succo del pomodoro e otteniamo questo. Perfetto, quindi è veramente neanche l'olio, c'è, cioè, solo pomodoro. No, qui c'è solo pomodoro, pane, poi un po' di sale, okay, poi ecco a seconda del tipo di pane che andiamo ad aggiungere. Ci, perfetto, metto dentro nel basilico, che io lo metto rigorosamente quando la pappa è pronta, altrimenti diventa nero, sì, sia brutto da vedere, perde anche un po' il suo sapore. Sì, il suo profumo. Mettiamo abbastanza, sì, anche perché il basilico è un'altra componente importante della parmigiana. Certo, il pomodoro in questo caso è qua, è dove noi andiamo a portare il pomodoro. La melanzana e la mozzarella è come se abbiamo scomposto la nostra, certo, melanzana, la parmigiana. Quindi... bel basilico abbondante. Ci facciamo portare la nostra parmigiana fritta a Nicole. Ce la porta Nicole? Questa bambina tutti bellissima. Quel piatto con la parmigiana? Questa bella bambina è, grazie, la figlia di Dalila. Grazie. Vieni qui vicino a noi, vieni, vieni, fatti vedere. Eccola qua. Vuoi stare con me la mamma? Sei una futura chef pure lei, che si diletta, gli piace da morire, è anche una buona forchetta. È una buona forchetta. Sì. È vero? Sì. Allora. È brava la mamma a cucinare.
Bravissima, non brava. Allora, vediamo che fa la mamma adesso. Allora, un passaggio che vi spiego solo come ho fatto per tempistiche. Abbiamo preso una melanzana intera e la passiamo leggermente sul fuoco proprio, sulla fiamma viva, ricoperta di alluminio. E gli andiamo a dare una leggera affumicatura facendo così. Cioè io prendo la melanzana e la avvolgo con l'alluminio, la metto come quando noi vogliamo togliere le piume al pollo, sai, sopra la fiamma. E quindi la lasciamo lì e ogni tanto la giriamo e poi la finiamo. E poi la finiamo al... Sì? Sì. Lei fa la pasta al ragù. Che brava Nicole, che brava. E quindi quanto, una volta che noi questa passata nel fuoco, gli diamo 10 minuti al forno e poi la vado a frullare e ottengo questa crema che ha il sapore. Se tu adesso vai a sentire. Sì, Nicole ci porta qualcos'altro. Ah, grazie. Ecco, ma che valida assistente che abbiamo oggi. Meno male che c'è Nicole oggi. Ma come avremmo fatto senza di lei? Non si poteva. Quindi come senti c'è l'odore leggermente affumicato che viene dato fantastico. Appunto dalla quel tipo di cottura così. Ok. Sì, sì. Allora, mettiamo. Allora, io adesso per rimpiattare mettiamo la base, la nostra panzanella. Sì. Che ha un profumo veramente, veramente molto imbitante. Semplice, questo è proprio pane, pomodoro e basilico. Poi. Quando ammogli il pane nel sugo. Sì, come quando fa la bella scarpettina, sì, Nicole. Qui abbiamo la nostra parmigiana pastellata. Che bella! Queste sono le gocce di melanzana affumicata. Meraviglia. Dagli anche un po' il sapore, sai, della teglia, l'odore del bucecchiato della teglia quando la fai a casa. Sì, è vero. Questa invece è la buccia, per dargli una parte ancora più croccante, fritta. È la buccia della melanzana fritta. E noi ci andiamo a mettere qualche filetto qua e là. Mazza che bella! Chiama la parmigiana. Eppure è così semplice, fatta con 4 ingredienti, nemmeno, incredibile. È veramente incredibile, Dalila. Come questo veramente dimostra. Sono 5, scusa, hai ragione. Ha ragione, sono 5. Giustamente Nicole mi corregge, sono 5 ingredienti perché c'è anche il basilico. È vero. E certo che promette bene la nostra Nicole. Sì, a vero, te non gli sfugge niente. Cavoli miei. Cavoli tuoi, esatto, esatto. Comunque, stavo dicendo che veramente con pochi ingredienti si possono fare grandi cose con le tecniche giuste. Complimenti, Dalila. E complimenti a Nicole, grazie per il tuo aiuto, allora. E noi vi aspettiamo sempre su Rete 8, tutti i giorni, Chef in Cucina. Saluta, Nicole. Ciao. Ciao. Per essere sani, belli e giovani dobbiamo dare al nostro corpo tutto quello di cui ha bisogno. Alimentazione completa, equilibrata, variata e soprattutto regolare. Alimentazione regolare comincia da una buona colazione. Appena ci svegliamo dovremmo farla. In questo modo soddisfiamo le richieste energetiche delle cellule nervose, di eritrociti, cellule che trasportano ossigeno. In questo modo stimoliamo al massimo il metabolismo.